Ciao, eccomi di nuovo qui con una nuovissima nail art. Questa è una nail art geometrica ma molto molto semplice da realizzare, ma di grande effetto. Iniziamo quindi subito a stendere la base. Io utilizzo l'Ultra Strong Nail Hardener di Essence e la applico su tutte le unghie. La lascio poi asciugare prima di procedere con la fase successiva. Vado a prendere questo bellissimo rosa antico, questo smalto è di Kiko ed è il numero 375 e vado ad applicare una sola passata di smalto perché è veramente molto coprente, è un colore che non necessita di due passate e dura parecchio anche, diciamo, con una sola stesura. Mi piace molto questo colore, utilizzato anche da solo perché secondo me lascia le mani molto eleganti e raffinate. Vado a prendere il protagonista della nail art, che è il Mirror Nail Acqua di Kiko ed è il numero 630. È un bellissimo smalto metallizzato. Ora vado a prendere due pezzettini di scotch, io utilizzo lo scotch carta perché avevo questo, e vado a creare un piccolo triangolo. Questa operazione potete tranquillamente saltarla se avete un pochino di mano ferma perché è veramente facile realizzarla anche senza l'utilizzo dello scotch. Vi faccio infatti poi vedere che nelle altre unghie non utilizzo nessun altro sistema se no la mano libera. Quindi vado a creare il mio triangolo e rimuovo lo scotch. E voilà! Ora vado a creare un'altra forma geometrica. Tenendo il pennello un pochino inclinato e partendo dall'esterno dell'unghia verso l'interno, creo questi due triangolini incrociati. È più facile farlo, che spiegarlo. E continuo così creando queste forme geometriche sulle mie unghie. Sull'alluce invece vado a creare una specie di French ma molto dritta, quindi non seguo la forma naturale dell'unghia bianca, proprio cerco di fare una riga dritta. Per accelerare l'asciugatura dello smalto uso il Nail Art Express Dry Drop di Essence e devo dire che mi trovo molto bene con questo prodotto. E niente ragazze, questo è tutto, questa è la mia proposta Nail Art, semplicissima e facilissima da realizzare, provateci e fatemi sapere. Qua a fianco trovate gli ultimi due video e se vi va guardateli e se vi va iscrivetevi. Io vi aspetto al prossimo video, ciao!